Buonasera, mi alzo così mi vedete. Si sente in fondo se parlo a questa distanza dal microfono? Beh, che cosa sia la vita non l'abbiamo ancora capito. Sappiamo la differenza tra un cane vivo e un cane morto, ma effettivamente una definizione di vita che riesca a spiegare tutto quanto non ce l'abbiamo ancora. Ha detto quasi tutto lui e quindi mi sbrigherò in fretta, ma voglio prenderlo un po' alla larga, voglio partire facendo un po' di etimologia, perché qui stiamo parlando sì di biologia, ma stiamo parlando anche di noi. E quando parliamo di noi stessi non è sempre semplice avere il distacco che lo scienziato dovrebbe avere rispetto all'oggetto del suo studio. E, finché parliamo di pianeti, finché parliamo di verbi, tutto sommato non ci importa molto il risultato che otteniamo. Osserviamo i nostri esperimenti e dopo ne traiamo le conseguenze. Ma quando stiamo parlando di noi stessi è un po' più difficile. E, avrete sentito parlare tutti quanti di boscimani. Questa parola l'avete sentita. Sono una popolazione che vive adesso soprattutto in Namibia. Un tempo occupava tutto quanto il sud dell'Africa, il cono sud, anche il Sudafrica. E la parola italiana boscimane è una traslitterazione di una parola inglese che a sua volta deriva da una parola olandese, Boschesman, non so se l'ho pronunciata correttamente. E questo perché i primi europei a colonizzare il sud dell'Africa sono stati gli olandesi, i cosiddetti Boeri. Come nasce questa parola, che oggi non si usa più? Nasce perché questi coloni, che erano persone molto religiose, si dice che andavano in giro col moschetto in una mano e la Bibbia nell'altra, e avevano dei problemi con gli abitanti, con i locali, con gli indigeni, perché gli indigeni gli rubavano le vacche, perché volevano occupare gli stessi territori. E la soluzione più semplice sembrava quella di ammazzarli, ma erano religiosi e quindi temevano di commettere peccato mortale. Fino a che qualcuno ha avuto una bella pensata. Ci sono gli uomini, man, e ci sono i boschiesman, i boscimani, gli uomini della pianura. E non essendo propriamente umani, allora lì si possono ammazzare senza commettere peccato mortale. La storia di questa parola sta tutto in questo problema e si è inventata una parola per trovare una giustificazione per ammazzare della gente. Quindi vedete come attraverso il tempo le parole si caricano di significati, hanno una storia e cominciano a significare più di quanto non sembri. E questo un po' è il caso anche della parola razza, di cui parleremo molto oggi. Però ci tengo a metterlo subito in chiaro. Io oggi non parlerò male della parola razza perché è una brutta parola, perché ha generato il razzismo. Io cercherò di convincervi che questa parola non ci serve a niente, non ci serve a capire le nostre differenze, non ci è mai servita a capire la nostra storia e sicuramente non ci serve per avere una medicina e una farmacologia più efficienti. E il punto di partenza di questo ragionamento, sono passati 80 anni, 81 se qualcuno è proprio pignolo, dal 1938, quando nel nostro paese vengono approvate le cosiddette leggi razziali. E una serie di provvedimenti, non era solo uno, che sostanzialmente tolgono ogni diritto civile ai cittadini italiani di razza ebraica. Cittadini che tra l'altro all'inizio non è stato semplice definire, perché chi fosse ebreo e chi non fosse ebreo non era affatto chiaro. E nel giro dal mattino alla sera circa 40.000 italiani su una popolazione di 40 milioni, quindi uno su mille, si trovano espulsi dalle scuole, se erano insegnanti o studenti, si trovano a non poter più praticare professioni pubbliche, si trovano a non poter più avere alle loro dipendenze degli ariani, oppure a non poter lavorare per gli ariani. Vengono esclusi dalla società. Più serio degli attuali governanti, il regime fascista si convince che bisogna convincere gli italiani ad approvare queste leggi. Ha paura che ci sia una risposta sociale. E allora cosa fa? Cerca di usare i canali della razionalità, cerca di usare le competenze, cerca di usare le élite oggi così tanto disprezzate. E quindi chiede agli studiosi più qualificati dell'epoca. Ne parla molto, è un libro molto interessante, ne parla Francesco Cassata in un libro che si chiama La difesa della razza, è in audio se volete leggere qualcosa di più. Il regime chiede alle teste pensanti di produrre un decalogo, un insieme di linee di condotta che possa servire da riassunto, da bignamino del nuovo razzismo che il regime si prepara ad approvare. E io partirò proprio da lì.
E vi dico subito che dal punto di vista scientifico questo decalogo fa acqua da tutte le parti. E allora magari qualcuno di voi potrebbe dire, ma insomma siamo tanti, c'è caldo, c'è anche della gente che sta in piedi, perché perdiamo tempo a parlare di teorie scientifiche che non stanno in piedi? E la risposta è che in realtà gli ostacoli contro cui vanno a sbattere i cattivi scienziati che firmano il documento di Mussolini sono esattamente gli stessi ostacoli contro cui sono andati a sbattere per 2 secoli e mezzo i bravi scienziati che cercavano in qualche modo di definire le razze umane. Le differenze sono lì, sono davanti agli occhi, non sono sicuramente venuto a dirvi che siamo tutti quanti uguali, non lo siamo, guardatevi intorno, ma riuscire a dire quali e quanti siano le razze umane si è rivelato fino ad ora una missione impossibile. Ognuno ha un suo catalogo in testa, un catalogo diverso. E ecco, queste qua sono alcuni segni della campagna razziale. Se dal punto di vista scientifico questo documento non funziona, invece dal punto di vista della comunicazione è fatto molto bene. Questa era gente che sapeva come si mandano dei messaggi. Sono 10 slogan che io ho copiato per voi in modo che li possiate leggere, ciascuno accompagnato da un breve paragrafo di spiegazione. Questa gente sapeva comunicare. Viene approntata per creare nell'opinione pubblica lo spirito giusto una nuova rivista che si chiama appunto La difesa della razza, che uscirà ogni 15 giorni dal 38 al 43, poi nel 43 come sapete succedono troppe cose perché si possano continuare a pubblicare riviste di questo genere, e a pagina 2 del primo numero, la vedete in alto, compare appunto questo decalogo, e adesso se permettete lo guardiamo insieme. Al punto numero 1 si dice che le razze umane esistono. Nel 1938 non è uno scandalo dirlo, lo pensano quasi tutti. Forse c'è qualche antropologo che ormai ha molti dubbi, ma per esprimerli ci metterà ancora una dozzina d'anni. Quindi quasi tutti quelli che si occupavano di diversità umana, delle nostre differenze, pensavano che questa diversità potesse essere descritta in termini di razze. È interessante il punto 3, dove si dice che il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Cosa vuol dire questa parola, che forse sembra anche un po' scontata, ma non lo è? Vuol dire che in moltissime culture c'è la tendenza a classificare gli altri in tanti gruppi diversi. Anzi, in moltissime culture c'è la tendenza a classificare il mondo in 2 gruppi. Ci siamo noi, che parliamo una lingua normale, facciamo le cose normali, e poi ci sono gli altri che tanto normali non ci sembrano. Greci e barbari. È così. Barbaro, effettivamente, etimologicamente, è quello che balbetta parlando. Ed è una suddivisione, una dicotomia che troviamo in tantissime culture diverse. Una di quelle che mi piace di più citare è la classificazione razziale dei bribri del Costa Rica, che definiscono se stessi bribri, che vuol dire uomo, e gli altri si chiamano gna. Quindi noi tutti siamo gna. Non sarete contenti di scoprire che gna vuol dire anche cacca, per cui secondo i bribri gli altri sono tutti delle merde. È un atteggiamento psicologico su cui riflettere, forse non ci è totalmente estraneo, forse tutti quanti tendiamo in prima approssimazione a vedere il mondo così, ma poi cerchiamo di superare questi pregiudizi. Ma queste razze non è detto che siano delle entità rigide. Pensate per esempio nell'Impero Romano, anche lì c'erano i cittadini e i barbari. Ma se un barbaro si tagliava la barba, si toglieva i suoi vestiti di pelli e si vestiva con la toga come qualunque persona civile, e soprattutto se si impegnava a rispettare le leggi dello Stato, poteva transitare da una categoria all'altra. Poteva passare da barbaro a cittadino romano. Quindi erano delle definizioni permeabili. Questa visione rimane in alcuni, ma altri ribattono, no, non è così. Le razze stanno, dicevano all'epoca, nel sangue, oggi potremmo dire nel DNA. Sono qualcosa che i nostri genitori ci trasmettono e che noi necessariamente trasmetteremo ai nostri figli, tranne nel caso da evitarsi a tutti i costi, che decidiamo di mescolarci con appartenenti a razze diverse. E su questo torneremo. Questo è il concetto biologico di razza. Quindi la pubblicazione di questo decalogo fa segnare un punto a favore di quelli che dicevano no, le razze sono fatte così, le razze non sono una condizione temporanea, sono qualche cosa che non può cambiare nel corso della vita delle persone. Bene, ma se le razze sono biologiche, allora si potrà studiarle con i criteri della scienza. E il principale criterio della scienza è il principio di non contraddizione. Cioè le affermazioni scientifiche non devono contraddirsi fra di loro.
se un astronomo vi dicesse che nel sistema solare ci sono 6 pianeti, un altro dicesse no sono 7, un altro no sono 9, un altro no sono 15, noi non prenderemmo sul serio, non considereremmo scientifica lo scientifico lo studio del sistema solare. E qui casca l'asino, perché come vedrete anche in questo documento non si riesce a capire quali e quanti siano queste benedette razze umane. Questo documento non cerca nemmeno di fare un catalogo generale, ma cerca di definire chi siamo noi e come vedrete ci definisce in 4 maniere diverse, ognuna contraddittoria rispetto alle altre 3. Al punto numero 4 si dice che noi italiani siamo di razza ariana. Ariana è una, tutto sommato è una bella parola, viene dalla linguistica, sono ariani quelli che parlano lingue indoeuropee. Quindi se siamo ariani siamo in una vasta compagnia che comprende quasi tutti gli europei, ma non i baschi, ma non gli ungheresi, ma non i finlandesi, e poi comprende l'Iran, Iran e ariano sono la stessa parola, l'Afghanistan, il Pakistan e tutto il nord dell'India fino al Bengala. Quindi siamo in grande compagnia se siamo ariani. Siamo ariani? Ma no che non siamo ariani, perché al punto numero 6 si dice che noi siamo italiani. Allora, siamo un gruppetto piccolo così di italiani diversi da tutti gli altri, o siamo un gruppone grandi così di ariani diversi da quelli che non parlano lingue indoeuropee? Punto numero 8, siamo diventati mediterranei dell'Europa occidentale. Quindi adesso siamo come i francesi e gli spagnoli, non come i portoghesi, perché il Portogallo, come sapete, non si affaccia sul Mediterraneo, e naturalmente Dio ne guardi, non come i dalmati, che sono brutta gente e non vogliamo che siano come noi. E punto numero 10, scusatemi, punto numero 10, siamo diventati europei, dentro tutti anche i finlandesi e gli ungheresi, e fuori invece gli asiatici. Un pasticcio che non si capisce come possa essere stato firmato da persone che avevano comunque una reputazione scientifica da difendere. O forse si capisce, perché secondo me il motivo per cui questi scienziati, alcuni nomi sono ancora noti, Pende, Visco, forse li avete sentiti, Pende ha una nipote che si chiama Stella Pende ed è una giornalista che sta facendo una battaglia, a mio parere insensata, per difendere la reputazione del nonno, che invece insomma è uno che firmava delle cose di questo genere qua. Beh, la risposta c'è al punto numero 7, che dice: è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Questa è la spiegazione. Ma attenzione che all'interno di un decalogo che dovrebbe essere scientifico, questa non è un'affermazione scientifica, questa è una direttiva politica. C'è un grandissimo pasticcio qui dentro, c'è un pasticcio ancora più grande di quello che non sembra, perché tutto sommato qui, dopo alcune chiacchiere sulla scienza, comunque più fondate, comunque più interessanti di quelle che si fanno oggi intorno al concetto di razza, alla fine si manda una direttiva politica a cui tutti quanti devono obbedire. E questa direttiva politica ha delle motivazioni molto chiare, insomma, perché lo scopo di questa direttiva è riassunto, ancora una volta secondo me molto bene, con molta efficacia, in questa copertina che forse conoscerete, che è stata utilizzata più volte dalla rivista. E questo è il messaggio che si vuole mandare. Vedete un gladio romano, a separare una statua classica, che saremmo poi noi, insomma non sappiamo se sono gli ariani, gli europei, siamo noi, da quelli che non ci devono contaminare, che sono l'africano e l'ebreo. Allora, io non so cosa pensiate voi di questa proposta politica che sta ritornando di moda, adesso forse senza l'ebreo ma con l'africano. Sono venuto però a dirvi che dal punto di vista strettamente scientifico, strettamente biologico, nel 1938 era troppo tardi per fare questa roba qui. Era troppo tardi perché nel 1938 gli europei non c'erano già più e c'erano solo gli africani. Vedo che nessuno fa obiezioni, quindi ci siamo capiti, arrivederci, grazie per la vostra attenzione. Devo spiegarmi meglio, sì, perché in realtà chi sono gli europei? Quello che vedete a sinistra è il cranio di uno come noi, e quello che vedete a destra è un cranio europeo. È un cranio che è documentato in Europa tra 300.000 e 30.000 anni fa. Quelli come noi in Europa ci arrivano 30-40.000 anni fa. Quindi io direi i veri europei sono quelli che ci sono stati tanto tempo, non noi che ci siamo stati poco tempo. È il cranio di un uomo di Neanderthal. Giorgio Manzi, che è il più bravo paleontologo umano italiano, mi ha dato la chiave per riconoscere i crani arcaici rispetto a quelli moderni. Giorgio dice che se li prendete di profilo come questi, i crani arcaici hanno la forma di un pallone da rugby. E il cranio nostro, invece, unico in tutti quanti i primati, ha la forma di un pallone da calcio. Ed è così.
Ed è così, da allora non mi sbaglio più. Neanderthal aveva parecchie cose diverse da noi, aveva, vedete, sopra gli occhi una specie di ispessimento dell'osso in cui, volendo, si poteva tenere in equilibrio una matita. Ma non avendo matite non si sono fatti nulla di questa loro prerogativa. E il motivo per cui il nostro cranio è a forma di pallone da calcio è che è molto sviluppata la regione della corteccia frontale, che è una regione che non ha un compito specifico. E questo forse è una, come dire, ci dà un'indicazione sul perché abbiamo avuto così tanto successo. Siamo l'unica specie umana sopravvissuta in mezzo a tante che sono passate. E è una regione che serve per collegare altre regioni del cervello. Non siamo specializzati qua, in questa regione che è quella che ci caratterizza più delle altre. Serve solo per stabilire dei collegamenti, per fare associazioni e quindi per tutte le attività intellettuali più complicate. Neanderthal non aveva questa regione così sviluppata, presumo che volesse dire che nonostante i loro cervelli fossero anche più grandi dei nostri, i cervelli più grandi che si sono viste, le scatole craniche più grandi meglio, che si sono viste sono scatole craniche neandertaliane, queste attività associative a loro probabilmente funzionavano peggio perché avevano meno materia grigia nella regione del cervello che fa queste cose qui. Nella regione occipitale, che da loro era molto più sviluppata che da noi, ci sono centri della visione, dell'olfatto. E quindi è possibile che il mondo mentale dei neandertaliani fosse più colorato, più ricco di odori del nostro. Non lo sappiamo. Fatto sta che loro sì che sono gli europei. Caratteristiche come quelle che vedete a sinistra, la fronte alta e verticale, la testa come un pallone da calcio, il mento, provate a fare così. Se trovate qualcosa, questa è una caratteristica tipicamente africana. Gli europei non ce l'avevano il mento. Come dire, e provate a mettervi una matita in equilibrio sopra il naso, se ci riuscite siete europei, se non ci riuscite siete africani. Tutte queste caratteristiche qua compaiono 190.000 anni fa in Africa, nell'Africa orientale, nella regione che in questa cartina vedete indicata in arancione. Questa cartina è una fotografia che Giorgio Manzi ha criticato, ma non vi dico perché, a meno che non me lo chiediate esplicitamente, una fotografia di come potevano essere le cose intorno a 150.000 anni fa. Le regioni colorate corrispondono a diverse forme umane, forse diverse specie umane, ma qui il termine specie non ci aiuta molto. E le facce che vedete sono ricostruzioni di artisti che, usando le tecniche della polizia scientifica, sulla base dei segni lasciati dai tendini e dai muscoli sulla faccia, cercano di ricostruire l'aspetto di questi nostri parenti. Intorno a 150.000 anni fa noi stavamo in Africa, nella regione che vedete in arancione. In Europa e in una parte di Asia più grande di quanto si pensasse fino a qualche tempo fa c'era l'uomo di Neanderthal, che vedete ci sorride con un'aria un po' di superiorità, perché all'epoca effettivamente avevano tanti motivi per vantarsi. In basso, in quella regione Lilla, c'è un'altra vecchia conoscenza dei paleontologi, il cosiddetto Homo erectus asiatico. Ancora più in basso il pallino giallo è uno degli ultimi arrivati, si chiama l'uomo di Flores, noto anche come Hobbit, scoperto nel 2006 in un'isola in Indonesia. E poi c'è il più misterioso di tutti, quella chiazza azzurra che vedete, che è accompagnata dalla foto non di un viso ma di una mano. Quella mano in realtà è la mano di uno di noi. La cosa che bisogna guardare è quel puntino nero praticamente non distinguibile. Nella grotta di Denisova, in Siberia, dei ricercatori che stavano cercando tracce di presenza neandertaliana, a un certo punto tirano fuori quell'ossicino lì, che risulta essere metà di una falangetta di un dito mignolo, un pezzetto piccolissimo, e due denti. Naturalmente, che aspetto avesse la persona che portava questa falangetta è impossibile capirlo, anche con tutte le tecniche della polizia scientifica, ma al freddo della Siberia, il DNA dentro a questo ossicino si è conservato molto bene. E leggendo questo DNA, dopo parleremo un po' meglio di che cosa significa leggere il DNA, si capisce che questo DNA non appartiene né a uno di noi, né a un africano, né a un europeo, un Neanderthal. E quindi si scopre la prima specie definita non sulla base del suo aspetto, che non conosciamo, ma sulla base del suo DNA, e che si chiama uomo di Denisova, l'ultimo arrivato nella nostra grande famiglia. C'è chi pensa che Denisova e Homo erectus, quello Lilla in basso, fossero la stessa specie.
Ma al momento non possiamo dimostrarlo, perché di Denisova abbiamo il DNA, ma non abbiamo le ossa. Di Homo erectus abbiamo le ossa, ma queste ossa si sono conservate in un ambiente caldo e umido e il DNA se n'è andato, non riusciamo ad estrarlo. Quindi c'è una situazione molto complessa, ma a partire da 60-70 mila anni fa, seguendo probabilmente queste due linee, c'è un dibattito ancora, è come una cosa che non vorrei che succedesse, io sto cercando di semplificare, ma non vorrei che pensaste che tutto quanto è chiaro, abbiamo capito tutto. Non è vero. Stiamo cercando di ricostruire una storia durata milioni di anni sulla base di qualche pezzo di DNA, qualche osso e qualche utensile che gli archeologi stanno a interpretare. Abbiamo capito un sacco di roba, ma ce n'è tantissima che ci sfugge. Una cosa che ancora non si è capita è se siamo usciti dall'Africa solo seguendo la freccia che va in alto verso la zona verde, oppure se un po' prima qualcuno di noi ha attraversato la penisola arabica per arrivare direttamente nel sud dell'Asia. Questo è un tema su cui ancora si discute e su cui abbiamo le nostre cose da dire. Quello su cui non si discute è il fatto che quando usciamo dall'Africa, come direbbe un giovane, non ce n'è più per nessuno. Le altre forme umane spariscono. Non li abbiamo certo uccisi tutti quanti uno per uno, ma non c'è dubbio che non hanno retto la competizione con noi. In parallelo spariscono anche tanti grandi mammiferi, si estingue il mammut, si estingue il rinoceronte lanoso, tutte specie che abbiamo cacciato fino a farle estinguere. I nostri simili, chi lo sa. Fatto sta che adesso siamo rimasti solo noi, c'è una sola specie umana, il che per certi versi ci semplifica la vita, perché visto come trattiamo gli immigrati che sono della nostra specie, io non oso immaginarmi cosa saremmo se ci fossero due diverse specie umane. C'è una sola specie umana, e però tradizionalmente questa specie viene descritta in termini di razze, fin dal Settecento. E quali sono però le razze umane e quante sono? Ecco qui il problema si fa serio. Questo che vedete è un grande scienziato, è Linneo, è quello che ha dato nome e cognome, genere e specie, Homo sapiens, agli animali, alle piante e anche ai minerali in realtà, che si conoscevano attraverso 13 edizioni di un suo libro che è cresciuto da 15 a 3.000 pagine nel corso della sua vita, si chiamava Il sistema della natura, e un libro che continuiamo ad aggiornare man mano che nuove specie vengono scoperte. Ne conosciamo 1,5 milioni circa e stimiamo che ce ne siano 7-8 milioni che non conosciamo, soprattutto di batteri. Linneo, nella decima edizione, se non sbaglio, del Sistema della Natura, propone un sistema di classificazione della specie umana in 4 razze. Perché 4? Perché 4 sono gli elementi della filosofia greca classica, aria, acqua, terra e fuoco. Cosa c'entrano, direte voi? Non c'entrano, direi io. Cioè, anche uno scienziato bravo come Linneo, quando si mette a parlare di noi stessi, si fa confondere da cose che sono totalmente estranee al suo campo. Questa associazione con gli elementi della filosofia greca gli permette però di descrivere il carattere delle varie razze, per cui gli europei sarebbero rispettosi della legge, sono l'aria, gli asiatici che sono, mi pare, gli asiatici sono l'acqua, sono invece ambigui, obliqui e così via, gli indiani d'America che sono il fuoco, sono focosi e attaccano lanciando le frecce le carovane dei bianchi, e gli africani sono la terra, se ne stanno lì, non fanno niente tutto il giorno. Manca l'Australia, perché all'epoca di Linneo l'Australia non era ancora ben conosciuta, siamo a metà del Settecento. Qualche anno più tardi un medico tedesco che si chiamava Blumenbach studia i crani dell'Università di Gottinga e propone un sistema di classificazione a 5 razze. Blumenbach, che era un illuminista, una persona avanzata, insomma, di sinistra, Blumenbach usa un criterio estetico. Lui guarda questi crani e dice, insomma, è evidente che alcuni sono più belli di tutti gli altri. E quindi propone che a partire da questa razza iniziale si siano evolute per progressiva degenerazione le altre 4 razze. Indovinate chi sono i crani più belli secondo Blumenbach? I nostri, avete già capito una cosa importante in questa storia. Ma siccome tra tutti questi crani belli degli europei il più bello sta nel Caucaso, viene dalla Georgia, allora Blumenbach si inventa la parola caucasico, che ancora si sente nei telefilm americani, no? C'è uno che parla al walkie-talkie e dice 40 anni caucasico, potrebbe essere armato, ecco quella roba lì. Vuol dire bianco.
vuol dire bianco. Poi per degenerazione degli europei hanno avuto origine quelli abbastanza brutti, ma non bruttissimi, gli americani, gli indiani d'America, che a lui piacevano da matti, e gli asiatici, e poi per degenerazione ulteriore di questi sono arrivati proprio quelli tanto brutti, gli australiani e gli africani. E dopo Blumenbach, Cuvier, un grande l'inventore dell'anatomia comparata, quello che ha cominciato a confrontare gli scheletri dei vertebrati, dando un impulso formidabile allo studio dell'evoluzione, anche se lui non era un evoluzionista. E Cuvier dice, ma no, le cose sono semplici, bianchi, neri e gialli. E poi ci pensa anche Immanuel Kant, che credo andrebbe ricordato per altri contributi alla cultura mondiale, non per questo, che anche lui ha un sistema di classificazione a quattro razze, tra cui misteriosamente compaiono i calmucchi. Ma a Kant gli sembrava che i calmucchi fossero degni di essere riconosciuti come un gruppo a parte. E nel frattempo cosa succede? Siamo nell'età delle esplorazioni, i navigatori navigano, i viaggiatori viaggiano, quando tornano a casa portano descrizioni di popolazioni che non rientrano nelle categorie razziali già esistenti e quindi bisogna inventarsi nuove razze. E quindi i cataloghi si ampliano fino ad arrivare nel Novecento addirittura a 200 razze diverse. Ma ecco, su che cosa si basano tutti questi esercizi? Si basano sul fatto, non solo che siamo tutti diversi, ma sul fatto che guardando uno sconosciuto, certe volte, sottolineo certe volte, si può anche approssimativamente capire da dove viene. Mi dicono che a Rimini uno di Cesena lo riconoscete subito, ecco, non sto parlando di questo tipo di sottili distinzioni che secondo me si basano tutto sulla cultura e zero sulla biologia. Però guardate queste cinque facce qua, insomma è chiaro, no? Insomma, in alto a destra un asiatico, in mezzo un'africana, questo qua in basso a sinistra è chiaramente europeo, la ragazza in basso a destra si è messa addirittura un fiore tra i capelli a dimostrazione che viene dalla Polinesia, e quella signora con gli spilloni che le escono dalla faccia è una Yanomama, una delle popolazioni indigene d'America più studiate. Tra genetisti e antropologi non corre buon sangue per motivi che, se volete, potremo analizzare, e c'è un famoso genetista, si chiamava Newton Morton, che diceva che il nucleo familiare tipico degli Yanomama era costituito da padre, madre, due figli e due antropologi, perché avevano invaso i loro villaggi, non riuscivano neanche a fare la pipì senza che un antropologo documentasse questi eventi. Quindi ecco, da adesso in poi naturalmente se parlo di americani non parlo degli americani di New York, se parlo di australiani non parlo di quelli di Sydney, parlo delle popolazioni originali. Quindi tutto facile, no? Tutto facile? Proviamo con questi. Chi è l'africano qua? La donna in alto a sinistra. No, viene dalle isole Andamane, è un'asiatica, anche se ha la pelle scura, il naso largo, i capelli ricci, le labbra grosse, tutte caratteristiche che a noi emiliani fanno venire in mente l'Africa. Invece in Asia c'è della gente così. Allora, chi è? Quella in alto a destra viene dalla Oceania, dall'isola di Tonga, una signora dell'isola di Tonga. No, l'africano in realtà è quello in basso a destra, è un etiope, viene dall'Africa nera, quindi non è che abbiamo preso Zinedine Zidane e stiamo dicendo guardate questo è un africano, no, viene dall'Etiopia ed è quello lì. E chi viene dall'Europa? La signora in basso a sinistra, dite voi. E, secondo me l'avete detto perché è vestita bene e quindi c'è l'idea che abbiamo tutti quanti noi, che noi sì sappiamo come ci si veste. La signora in realtà è una famosa mezzosoprano neozelandese, si chiama Kiri Te Kanawa, si è schiarita un po' i capelli, ma se la guardate bene vedete che ha i tratti tipici della Polinesia, quella dei neozelandesi, quelli che fanno la haka quando devono fare le partite di rugby. E la ragazza in mezzo è una Mapuche, come un calciatore che si chiamava Salas, qualcuno se lo ricorderà se è stato juventino o laziale. Quindi ci sono dei casi in cui guardando uno riusciamo ad attribuirlo a un continente di origine, ma ci sono un sacco di casi in cui ci confondiamo ed è per questo che il business della classificazione razziale produce risultati così scadenti. Ecco, questa è una mappa della metà dell'Ottocento in cui ci sono 28 testoline e ogni testolina corrisponde ad una regione precisa, il che mi permette anche di saltare la definizione di cosa sia una razza, che è un po' complicato, e di dire che tipicamente, insomma, si pensa che quando in una certa zona c'è della gente che è tutta fatta così e che è diversa da quelle delle altre zone, in quella zona lì c'è una razza differente. Possiamo continuare con questo accordo. Ecco, nel 33 a Chicago fanno l'Expo.
l'esposizione universale, quella che hanno fatto a Milano 2 anni fa. E i curatori del Museo Fields di Storia Naturale incaricano una scultrice di New York, che si chiamava Malvina Hoffman, di produrre statue a dimensioni naturali di tutte le razze della Terra, da mettere nella sala del museo. Malvina Hoffman è una persona seria e dice: ma io non lo so, dovete farmele vedere queste razze. E allora la mandano in giro per 2 anni con gli antropologi del museo. Quando torna a casa produce 103 statue diverse, 103. E nel Novecento si arriva addirittura a cataloghi con 200 razze differenti. Naturalmente dire che ci sono 200 razze nell'umanità equivale a dire che non ci capiamo più niente. Cioè, pensate, vuol dire. E effettivamente qualcuno incomincia a storcere il naso. Chi lo storce nella maniera più efficace, secondo me, è questo antropologo americano Frank Livingston, che nel 61 pubblica un articolo di 3 paginette, quando ho tempo lo faccio leggere ai miei studenti, che come vedete ha un titolo molto, molto chiaro, sulla non esistenza delle razze umane. Livingston dice: guardate, abbiamo perso del tempo a cercare di classificare le razze umane. E vi leggo il passaggio più importante di questo articolo. Lui dice: la mia posizione non significa che non ci sono differenze biologiche tra gli organismi che fanno parte di una specie, ma semplicemente che queste differenze non si conformano ai pacchetti discreti chiamati razze. Cos'è un pacchetto? Un pacchetto è quello dentro cui c'è il vostro telefonino. Se fuori c'è scritto Motorola, dentro c'è un telefonino Motorola. Se fuori c'è scritto Nokia, il telefonino è Nokia. Non ci sono dei pacchetti dentro a cui c'è un 12% Nokia, 6% Samsung, 13% Motorola e così via. Ecco, dice Livingston, noi non veniamo in questi pacchetti qua. Infatti alla fine dice anche, la mia posizione può essere riassunta in altri termini dicendo non ci sono razze, ci sono solo sfumature. E da questo momento in poi diventa possibile dare un'occhiata alle nostre differenze senza cercare di incapsularle in queste categorie distinte, le razze, appunto. La proposta di Livingston non è rivoluzionaria, quindi fa fatica ad affermarsi, c'è chi fa delle obiezioni, ma la buona notizia è che oggi siamo in grado di andare a verificare se aveva proprio ragione Livingston, perché oggi riusciamo a studiare il DNA, cosa che negli anni 60 non si poteva ancora fare. Quindi 2 parole su cos'è il DNA, scusandomi con quelli di voi che lo sanno già benissimo. Il DNA è il libretto di istruzioni che sta all'interno di ogni nostra cellula e che dice alla cellula quello che deve fare. All'inizio siamo fatti da una sola cellula, la cellula uovo della mamma fecondata dalla cellula, dallo spermatozoo del papà, e questo libretto di istruzioni viene copiato in ogni nuova cellula man mano che passiamo da una cellula ai 3.700 miliardi di cellule di cui siamo probabilmente composti. Questa metafora del libretto di istruzioni funziona per molti versi, perché esattamente come un testo è lineare, anche il DNA è lineare. E mentre un testo è costituito da 21 lettere diverse, in italiano da 26 in inglese, non preoccupiamoci di questi dettagli, il testo del DNA è scritto da 4 lettere, cioè una successione di 4 tipi di molecole che noi indichiamo con le lettere A, C, T e G. Quindi del DNA conosciamo l'alfabeto, ne conosciamo anche il lessico, perché i pezzi del DNA che, come diceva Marco prima, ci permettono di produrre le proteine, si chiamano geni, nel nostro DNA ce ne sono circa 20.000 e li conosciamo quasi tutti, uno per uno. Conoscendo i geni riusciamo a prevedere alcune malattie, per esempio riusciamo a prevedere in utero, quando la madre non ha ancora partorito, se un bambino avrà la distrofia muscolare di Duchenne oppure no. Riusciamo a prevedere tutte le malattie semplici che dipendono dal difetto di un singolo gene, fibrosi cistica, emofilia, queste cose qua. Però la gente non muore di queste cose qua, la gente muore di cancro, muore di malattie cardiocircolatorie, muore di malattie neurodegenerative, e queste malattie noi non le riusciamo a leggere nel DNA perché del DNA non conosciamo la sintassi, cioè non conosciamo come questi geni interagiscono fra di loro, come funzioni quando un carattere è determinato da magari 20, 50, 100, 500 geni e magari anche da altri fattori ambientali, il fumo, lo stile di vita, l'alimentazione. Quindi tutte le cose più complesse ci sfuggono. Ma il DNA riusciamo a leggerlo integralmente.
Quindi lo leggiamo come se leggessimo il testo di una lingua straniera che non conosciamo, avendo a disposizione un dizionario. Le frasi semplici si capiscono, le frasi complicate no. Dimenticavo di dire che il DNA è un testo però lunghissimo. Ciascuna vostra cellula, che è una roba molto piccola, insomma nello spessore di un'unghia ci stanno circa 10 cellule in pila, contiene un testo di DNA lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri. Qualcuno fa segno di sì con la testa, ma secondo me vale la pena di precisare un po' meglio. Allora, secondo una mia stima approssimativa, i Promessi Sposi contengono 1 milione di caratteri. Ho preso un capitolo, l'ho messo su Word, gli ho fatto contare i caratteri e poi ho fatto la proporzione. Insomma, quindi mi sarò sbagliato, ma non di tanto. Questo significa che ogni nostra cellula ha un libretto di istruzioni pari a 6.500 volumi, ciascuno grande come i Promessi Sposi. E come faccia la cellula, nel giro di pochi secondi o pochi minuti, a trovare la riga giusta, anche questa è una cosa che non sappiamo ancora, che ci piacerebbe sapere. Però tutta questa enorme libreria adesso la riusciamo a leggere facilmente. Pensate che nel 2000, quando viene pubblicato il primo genoma vuol dire tutto il DNA di un essere umano, il costo dell'operazione era stato 2 miliardi e 700 milioni di dollari e ci avevano lavorato oltre 2.000 scienziati. Oggi tutto il DNA, tutto il genoma si legge a meno di 1.000 euro e basta un tecnico che preme i pulsanti. E ci vuole qualche settimana, ma non perché l'operazione sia lunga in sé per sé, ma semplicemente perché nei centri dove fanno questi test c'è una lista d'attesa, quindi bisogna aspettare che arrivi il vostro turno. Quindi tutte queste cose si possono leggere e si possono utilizzare per capire se ha o non ha senso nella nostra specie ragionare in termini di razze. Allora, vi dico 4 cose in tutto. La prima è che tra questa ragazza e questo ragazzo che già conoscete, lei è asiatica, lui è europeo, che come vedete sono molto diversi per tutti i caratteri a cui facciamo caso, colore della pelle, colore dei capelli, colore degli occhi, queste due persone hanno in comune il 99,9% del loro DNA. Quindi ciascuno di noi ha in comune con qualunque sconosciuto 999 basi su 1000 del DNA, 999 lettere su 1000. In percentuale pochissimo, per i gorilla, per gli scimpanzé è diverso. La differenza fra noi e uno che vive all'altro capo del mondo è inferiore alla differenza media che trovate fra due gorilla della stessa foresta, a meno che i due gorilla non siano fratelli, naturalmente, nel quel caso le cose cambiano. Però quell'uno per mille di differenze è l'uno per mille di tanta roba, è l'uno per mille di non 6 miliardi ma 3 miliardi, perché bisogna dividere per due, fidatevi, bisogna dividere per due. E l'uno per mille di 3 miliardi sono 3 milioni, e quindi ci sono 3 milioni di potenziali differenze fra due qualunque di noi, che spiegano come mai abbiamo tante cose diverse l'uno dall'altro. Da adesso in poi ci dimentichiamo del 99,9% che tutti quanti abbiamo uguale, tanto siamo tutti uguali, e ci concentriamo su quell'uno per mille di differenze. E la cosa che voglio dirvi è che se prendete le tre razze di Cuvier, bianchi, neri e gialli, e considerate le varianti del DNA, cioè quell'uno per mille, l'81% di queste varianti sono cosmopolite, sono presenti in tutti i continenti, a frequenze diverse. Qui ci sarà sicuramente metà di voi, me compreso, che è di gruppo sanguigno zero. Bene, il gruppo sanguigno zero è una variabile cosmopolita del DNA, la trovate in tutti i continenti. Se di uno sapete che è di gruppo sanguigno zero, non potete assolutamente dire da dove viene. Invece B non è cosmopolita, B è presente in Europa, in Asia e in Africa, ma non nelle Americhe e non in Australia. Quindi se uno è di gruppo sanguigno B, almeno potete dire che questo, le sue origini non sono in Australia, non sono nelle Americhe. L'80% delle varianti del DNA sono come il gruppo sanguigno zero. Quello 0,06% in alto, vicino agli europei, significa che è molto molto difficile avere caratteristiche del DNA europee. Ci sono, ma sono rarissime, rarissime. E quell'1% di fianco all'Asia significa che è anche molto difficile essere geneticamente asiatici. Invece, vedete, l'Africa ancora una volta è un continente speciale, non solo perché i nostri antenati, i fossili dei nostri antenati sono tutti quanti lì, ma perché c'è un 7% di varianti del DNA che sono esclusivamente africane. Quindi non so a voi che impressione faccia, io se dovessi riassumere questa diapositiva, direi che questa diapositiva mi dice che dal punto di vista del DNA noi cadiamo in due categorie,
possiamo avere caratteristiche tipicamente africane oppure genericamente umane. Queste sono le due categorie. Questo è anche uno dei tanti motivi per cui la classificazione razziale non funzionava. Stiamo parlando di cose che sono sì distribuite diversamente nel mondo, ma è una questione di frequenze diverse, non di qualche caratteristica che è esclusiva di un certo continente. E questo porta delle conseguenze anche abbastanza da ridere. Attenzione, il caso che vi faccio vedere è un caso estremo. Non è il caso medio, non pensate che vada sempre così, ma proprio l'esistenza di questi casi dimostra come ancora una volta il concetto di razza sia fuorviante se vogliamo capire le nostre differenze. Questi sono tre genetisti, due famosi e uno meno. Quello in basso è Jim Watson, lo scopritore con Rosalind Franklin e Francis Crick della struttura doppia elica del DNA. Watson a un certo punto dice, ma bisognerebbe che si conservassero il DNA dei geni in modo che in futuro l'umanità possa capire quali erano le caratteristiche che li rendevano geniali. Vi offro il mio DNA. Non scherzo, eh? È andata così, è così, Watson è così. E forse per questa sua autocandidatura, forse per altri motivi, fatto sta che il primo individuo a cui è stato letto completamente tutto il genoma, tutto il DNA, è stato appunto Jim Watson nel 2007. L'anno dopo Craig Venter, che è quello che vedete in alto a sinistra, che è un altro famoso genetista che ha fatto un mucchio di soldi sviluppando le tecnologie per lo studio del genoma, il proprio DNA si è letto tutto nella cucina di casa sua praticamente, cioè aveva la sua company, se l'è fatto per conto suo. E per dimostrare di non essere da meno di Jim Watson ha chiamato il proprio DNA DNA umano di riferimento. Craig Venter misura di tutte le cose. Qualche tempo dopo, la stessa operazione l'ha fatta un coreano che si chiama Kim, che è quello che vedete in alto a destra. Peraltro, i coreani si chiamano quasi tutti Kim, quindi non inutile che ve lo dica. Nel lavoro di Kim ci sono un sacco di confronti dei genomi, dei DNA 3 a 3, tra cui quello tra questi tre personaggi. E prima di farvi vedere i risultati, vorrei che fossimo tutti quanti d'accordo che Venter e Watson, magari non capite che sono americani di origine europea, ma che sono di origine inglese, ma si capisce che sono europei. Mentre Kim è asiatico e si vede. Siamo tutti d'accordo? Queste sono le caratteristiche che appunto nello studio classico delle razze erano la base della classificazione. Bene, a loro tre è stato letto tutto il DNA, tutto, dal principio alla fine, tranne piccole zone che non si riescono a studiare né in loro né negli altri, quindi c'è tutto quanto. E quello che salta fuori è che queste tre persone hanno in comune 1.200.000 varianti, quindi delle cose che sono variabili nell'umanità, ma loro tre sono uguali. Ognuno ha delle varianti che gli altri non hanno, ma guardate, Venter e Watson hanno in comune 460.000 varianti, cioè meno di quanto ciascuno di loro abbia in comune con Kim, 480.000 Venter e addirittura 570.000 Watson. In altre parole, Kim è geneticamente intermedio fra i due europei. Uno scienziato di un altro pianeta che arrivasse sulla Terra e dovesse classificare queste tre persone in base al loro DNA, metterebbe Kim con Watson, escludendo Venter. Oppure, con probabilità inferiore, Kim con Venter, escludendo Watson, la cosa più improbabile di tutti sarebbe mettere i due europei insieme, escludendo Kim. Non è sempre così. Tipicamente i nostri vicini di casa sono più simili a noi di persone che vengono da lontano, ma il fatto che esistano casi di questo genere ancora una volta dimostra che non si riescono a tracciare sulla mappa delle linee che separano quelli fatti tutti così da quelli fatti tutti cos'ha. E l'ultima cosa credo che vi faccio vedere sono questi due signori. Questi due signori appunto fanno parte della popolazione da cui siamo partiti, i cosiddetti boscimani. Oggi questo termine non si usa più, si usa il termine san, che sono le lingue però che questi parlano, quindi è un termine un po' vago. E sono queste lingue dove ci sono i click. Avete mai sentite? Suoni tipo così, loro le mettono nelle parole. Se andate su YouTube e fate click song, sentirete una canzone in cui c'è Miriam Makeba che fa tutti questi suoni qua, è divertentissima da sentire. Bene, le due persone che vedete al centro, di cui non pronuncio il nome perché appunto è pieno di questi suoni qua, sono due cacciatori San del deserto del Kalahari in Namibia, vivono a 500 km di distanza l'uno dall'altro. Nel momento in cui è uscito questo studio, poi non lo so se sia successo qualcos'altro, erano i due umani più diversi mai studiati a livello di DNA.
Cioè a 500 chilometri di distanza in Namibia vivevano due persone così diverse che nessun'altra coppia di umani, magari preso uno in Patagonia e l'altro in Portogallo, uno in Alaska e l'altro in Sudan, erano diversi quanto loro. Quindi ancora una volta l'Africa si rivela un grande deposito, un grande repertorio di variabilità genetica, a conferma appunto che mettere tutti quanti gli africani insieme nella cosiddetta razza nera o africana non ha senso, perché più variabile, sono più variabili gli africani di tutti gli altri messi insieme. Perché è andata così? Ecco, abbandonando il concetto di razza, abbiamo potuto cominciare a concentrarci sulle differenze individuali, che sono quelle che raccontano la storia. E oggi, mettendo insieme l'informazione che ci viene dalle ossa e dallo studio del DNA, siamo riusciti a ricostruire a grandi linee il viaggio migratorio dell'umanità. Veniamo, come abbiamo detto, dall'Africa orientale. Siamo passati, chissà, forse in un'ondata principale, forse in due, in Eurasia. Ci siamo spinti lungo l'Asia meridionale e centrale. Un po' più tardi siamo arrivati in Europa e lì si è estinto Neanderthal. Poi, circa 20.000 anni fa, i nostri antenati sono arrivati a piedi nelle Americhe, perché all'epoca il livello del mare era più basso e si poteva passarci a piedi. Lì nell'America hanno fatto una gran corsa, questo è un altro tema su cui ci si interroga, perché i siti archeologici del Sud America sono addirittura più antichi di quelli del Nord America, cosa che ha fatto sospettare a qualcuno che in realtà in Sud America ci fossimo arrivati dall'Oceania. Non è possibile perché in realtà l'Oceania l'abbiamo colonizzata per ultima, quando abbiamo sviluppato delle tecniche per navigare. Però ci abbiamo messo davvero molto molto poco a correre dall'Alaska alla Patagonia. C'è qualche idea sul perché l'abbiamo fatto? Io sorvolo, ve lo lascio se volete per le domande. E concludo allora con un tentativo di riassumere come sono andate le cose negli ultimi 100.000 anni, secondo me, in quattro immagini. Voi mi direte: sei un pazzo. E effettivamente, come si fa a riassumere la storia dell'umanità in quattro immagini? In realtà, questa è un'operazione altamente scientifica, perché significa ragionare per modelli. Quando le cose sono troppo complicate, e spesso lo sono, allora nella scienza ci si serve di versioni semplificate, che si chiamano modelli, in cui si esclude tutto quello che si considera irrilevante e ci si concentra su poche cose che si considerano rilevanti. Quindi, a rigore, tutti i modelli sono sbagliati, perché si butta via della roba che potrebbe servire. Però i modelli possono essere utili, perché quando funzionano ci permettono di pensare fenomeni, processi, cose che altrimenti sarebbero troppo difficili da pensare. Quindi questo è un mio modello, l'ho disegnato io, è pallino per pallino, in cui vi dico, secondo me, come sono andate le cose. Si parte da 100.000 anni fa e quei pallini sono i nostri antenati africani. Come vedete hanno dei colori diversi perché erano diversi geneticamente, c'erano già delle differenze fra di loro. Che vita facevano questi nostri antenati? Era dura. L'umanità impara a produrre cibo 10.000 anni fa. Quindi trascorre 18-19esimi della sua esistenza raccogliendo i frutti spontanei della terra, ammazzando qualche animale quando capita e per il resto saltando il pasto, cosa che doveva succedere molto spesso. E erano seminomadi, cioè sfruttavano le risorse in un certo posto, quando le avevano esaurite andavano da un'altra parte. E giravano quindi in continuazione, senza mappe, senza sapere dove andavano. E quindi quando passiamo 70.000 anni fa e la parte destra dell'immagine, come vedete, si sono espansi a occupare varie zone dell'Africa. E forse, almeno dalle prime file, si noterà che sono aumentati anche i colori, perché c'è un processo naturale di mutazione che genera sempre nuova variabilità genetica e quindi compaiono delle novità. E nella zona che è vicino all'attuale canale di Suez vedete che ci sono dei pallini gialli e verdi. Li ho colorati io così, Cioè, di fatto cosa succede? Che qualcuno arriva lì e questi che arrivano non sono un campione casuale di tutti gli africani, sono un gruppo particolare che io ho indicato in giallo, mentre gli azzurri, come vedete, sono sparsi verso l'ovest, ci sono dei pallini rossi e così via. Loro non lo sanno, ma sta per succedere una cosa molto importante, perché qualcuno di loro, dopo un po', nella parte di sinistra, passa nel vicino Oriente. E lì molte cose cambiano, perché il vicino Oriente è sostanzialmente spopolato,
c'è qualche Neanderthal, ma erano gente per bene e ce ne sbarazziamo molto in fretta, e le risorse sono molto abbondanti. E allora lì succede una cosa, che Charles Darwin, che è il più bravo di tutti, pur non conoscendo nulla, neanche l'esistenza del DNA, pur non conoscendo i fossili, tranne uno, il primo uomo di Neanderthal, pur non conoscendo i meccanismi della genetica, Darwin aveva intuito. Quando una popolazione arriva in un territorio in cui ci sono molte risorse, si abbassa la mortalità infantile, sono di più i bambini che arrivano all'età della riproduzione e produrranno a loro volta altri figli che potranno riprodursi a loro volta, i vecchi vivono più a lungo, la popolazione si espande, cresce. Ma quelli che si espandono non sono tutti gli africani, perché i blu e i rossi sono rimasti giù. Si espande soltanto quel piccolo gruppo di africani, i gialli e i verdi, che dicevamo prima, che è riuscita a fare questa migrazione. E quindi a 10.000 anni fa, quando ancora le cose cambiano, perché lì inventiamo l'agricoltura e veramente cambia quasi tutto, come vedete il vecchio mondo, l'Europa, l'Asia e l'Africa, sono occupati da pallini in prevalenza gialli e verdi, che sono gli africani che sono usciti e che hanno formato la popolazione europea e asiatica, con qualche altro pallino di altri colori, perché la mutazione continua. Mentre in Africa c'è un repertorio praticamente completo di tutta la variabilità umana, ci sono i gialli e i verdi e tanti altri colori. Se questo modello non è tanto lontano dalla realtà, questo modello spiega i dati che vi ho fatto vedere prima e anche tanti altri che non ho avuto il tempo di presentarvi. Concludo dicendo che c'è qualcuno che sta cercando di recuperare il concetto di razza, specie negli Stati Uniti d'America, dove è profondamente radicato, sostenendo che un medico, se guarda il suo paziente e lo classifica in termini razziali, ha maggiori chance di trovare la terapia giusta, perché ci sono delle malattie che colpiscono di più i neri, malattie che colpiscono di più i bianchi, malattie che colpiscono di più gli ispanici. Solo la parola ispanici a me fa drizzare il pelo sulle braccia, perché gli ispanici sono un coacervato che comprende gente di origine africana, gente di origine europea e gente discendente dai nativi americani. Quindi considerarli un gruppo omogeneo è una follia. Ma non è vero niente, non è vero niente. Quello che vedete è un ragazzino, Jackson Slade si chiama, che aveva una forma molto grave di leucemia. E forse saprete che la leucemia si può curare con dei trapianti di midollo osseo. E siccome questi trapianti, per funzionare, per non dare rigetto, devono provenire da gente geneticamente compatibile, ci sono delle banche mondiali che confrontano il DNA di tutti i potenziali donatori con il DNA delle persone che ne hanno bisogno. E quello che vedete di fianco a lui, Michael Menafee, è quello che gli ha donato il midollo osseo e gli ha salvato la pelle. Due persone che qualunque medico, secondo i criteri che ho detto prima, avrebbe pensato di non mettere mai insieme, di non fare mai il confronto, perché guardate là, uno è nero, l'altro è bianco, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo. Questa è una copertina del National Geographic dell'anno scorso. Queste che vedete sono due sorelle gemelle. Ancora una volta, questo è un caso estremo. Cioè, non è che i fratelli gemelli sono naturalmente biovulari. Sono normalmente così diversi. Però questo vi dà un'idea di quali siano, quanto grandi possano essere le differenze all'interno della stessa famiglia. Quindi smettiamo di rovinarci il cervello con un concetto, quello di razza, che non è sbagliato perché c'è stato il razzismo. Quello è un altro discorso che, se volete, possiamo affrontare. È sbagliato perché è una lente deformante che non ci permette di capire la realtà delle nostre differenze. L'aveva capito Charles Darwin anche questo. Come facesse quest'uomo, che aveva un miliardesimo delle conoscenze che qualunque studente di terza media può trovare cliccando su Google, a capire tutte queste cose, io non lo so. Darwin, forse lo saprete, era molto preoccupato di parlare dell'uomo. Nel suo libro fondamentale, L'origine delle specie, cerca di non parlarne del tutto, perché ha capito benissimo che togliere l'uomo dal centro del creato e metterlo in mezzo alle tante creature che si sono evolute darà fastidio. Ma nel 1871, quindi 12 anni dopo L'origine delle specie, Darwin scrive un libro che si chiama La origine dell'uomo e la selezione sessuale. E lì deve parlare dell'uomo con un titolo così. E in questo brano che vi ho copiato, prima Darwin ironizza sulla cosa da cui siamo partiti, che ci sono tanti naturalisti che fanno il catalogo delle razze umane e non ce ne sono due che dicono la stessa cosa. E lui dice, insomma, che si va da una singola razza a 63, quello che secondo Burke, mettetevi d'accordo, ragazzi, e io, perché insomma, finché non vi mettete d'accordo non vi prendo sul serio. E poi conclude con una frase che a me piace veramente tanto e che allora vi leggerò integralmente. Lui dice:
Ogni naturalista che abbia avuto la sfortuna di mettersi a descrivere un gruppo di organismi altamente variabili ha incontrato casi, e parlo per esperienza, precisamente simili a quello dell'uomo. E se è dotato di cautela, questo è molto bello secondo me, no? Se è dotato di cautela, finirà per riunire tutte le forme che sfumano l'una nell'altra, sfumano, la stessa parola di Livingstone, vi ricordate? In una stessa specie, perché dirà a se stesso che non ha alcun diritto di dare nomi a oggetti che egli stesso non può definire. Gli mancavano un sacco di dati, ma questa storia Charles Darwin l'aveva capita benissimo. Concludo con, mi fa piacere mostrarvi la faccia di Pietro Kelly, un mio amico che è morto nel 2017. Avevamo scritto un libro su questo tema che si chiamava Sono razzista ma sto cercando di smettere. Il titolo era di Pietro, non era mio, e mi fa piacere concludere questa chiacchierata facendovi vedere che faccia aveva. Grazie. Possiamo aprire lo spazio per le domande, prego. Sì? Portiamo il microfono. Meglio col microfono. Ma io non ho capito una definizione di partenza di razza e mi chiedo se valga per certi animali. E in quel caso, una volta definita, se è semplicemente applicabile o no all'essere umano? Sì, ho cercato di scansare questa domanda perché bisogna diventare tecnici, ma a dimostrazione che ci avevo pensato, eccola qua, la risposta. No, allora, ci aveva già pensato Lamarck, prima di Darwin, perché Lamarck a un certo punto dice che specie diverse hanno origine con cambiamenti da antenati comuni. Quindi se ci pensate, anche il concetto stesso di specie, l'uomo, il cane, e noi non siamo scimpanzé, e tra noi gli scimpanzé non c'è niente di intermedio, è un concetto non stabile, ma un concetto storico. All'inizio c'è una specie ancestrale, alla fine ci sono due specie diverse e gli individui non possono riprodursi con quelli dell'altra specie, in mezzo c'è un periodo di transizione. E in questo periodo di transizione, quelli che appartengono alla stessa specie ma sono già diversi, li classifichiamo in razze diverse. È lo schema che vedete qui sotto, vedete, cioè in grigio un antenato comune. Dopodiché questa creatura, che sembra un po' un ghepardo, si divide in quattro gruppi, che hanno ancora tutti quanti la stessa sagoma, sono la stessa specie ancora, ma dentro c'è il segno che qualcosa nel DNA sta cambiando. E se si lascia che il processo vada avanti, alla fine avete quattro specie diverse. Questo è uno schema dell'evoluzione dei felini. Allora, ci sono delle specie in cui ci sono le razze. Vabbè, cani, cavalli li lasciamo da parte perché lì le razze le abbiamo fatte noi, incrociando cani piccoli con cani piccoli fino a fare chihuahua, cani grossi con cani grossi fino a fare gli alani e così via. Ma per esempio negli scimpanzé ci sono quattro regioni geografiche a cui corrispondono quattro gruppi di scimpanzé diversi che hanno praticamente lo stesso aspetto, cioè a guardarli non si distinguono. Ma se date a un esperto un pezzo di DNA di uno scimpanzé sconosciuto, l'esperto vi dice con molta sicurezza da quale delle quattro regioni provenga quell'individuo. Quindi nello scimpanzé ci sono quattro razze distinte, quattro sottospecie distinte. Non tutti gli animali sono fatti così. Se prendete per esempio i tonni, il tonno pinna gialla, quello che vi vendono come se fosse il più pregiato, ma è il meno pregiato. Questa è un'altra informazione che devo dare alla città di Rimini. Il tonno pinna gialla è presente in tutti e tre gli oceani principali. E il più grande esperto mondiale di tonni non vi sa dire se ne pescate uno, se viene dall'oceano Indiano, Pacifico o Atlantico. Non perché siano tutti quanti uguali, sono diversi come noi, ma si mescolano in continuazione. E allora cos'è il meccanismo di base che provoca la formazione di queste differenze che a un certo punto possono diventare razziali? È il rapporto fra i livelli di isolamento e i livelli di migrazione. Specie come lo scimpanzé o come le lumache stanno molto molto isolate, non fanno tanta strada, la lumaca non va piano ma non va lontano, come sapete. E effettivamente nei Pirenei a ogni valle corrispondono dei gruppi di lumache geneticamente distinti che possiamo chiamare razze, un po' come lo scimpanzé.
Il tonno invece è un animale che viaggia 80 all'ora se vuole e che quindi va in giro tantissimo. Evidentemente noi non siamo come il tonno, però siamo più simili al tonno che allo scimpanzé. Se poi volete fare un confronto, che una volta mi chiese di fare un mio amico tra noi e i cani, sostenendo che siccome le razze ci sono nei cani, ci sono anche nell'uomo. Questo amico si chiama Pier Giorgio Di Freddi e quando parla di queste cose non è affidabile. Ogni razza di cane ha dei tratti di DNA di milioni di basi che sono identici in tutti i membri della stessa specie e diversi da quelli di membri di altre specie. Okay? Milioni di basi. In uno studio sull'uomo di qualche anno fa sono stati studiati 650.000 posizioni variabili del DNA in 20 popolazioni, quindi si sono fatte 650.000 per 20 per 19 diviso 2, fa svariati miliardi di confronti, e non è mai stato trovato una singola base, una singola lettera del DNA che è fissata, che è costante in una popolazione ed è fissata, costante e diversa in un'altra. Quindi c'è una differenza abissale tra le razze dei cani e i vari gruppi di popolazione umani. Ho risposto? Ci può raccontare la storia della corsa in Patagonia a cui accennato prima? Della corsa in Patagonia? Sì. Ero curiosa. Sì. Ma insomma, questo è un problema aperto, ci stiamo lavorando in tanti, ci sta lavorando la Maria Teresa che è laggiù, e che è una mia collaboratrice che fa il dottorato da noi. E, allora, i dati sono che i siti nel Nord America sono datati intorno a 14.000 anni fa. I siti del Sud America sono più difficili da datare perché ci sono dei problemi di natura chimica, geochimica, insomma, ma sembrano più o meno coevi, e addirittura ce n'è uno che si chiama Monteverde, che pare che sia più antico di quelli del nord. Questo può solo voler dire, insomma, su questo c'è accordo, insomma, forse vi ricorderete che negli anni 60 un etnologo e antropologo norvegese, si chiamava Thor Heyerdahl, costruì una barca che si chiamava Contiki, con la quale andò dalla Polinesia alle coste del Sud America, forse qualcuno se lo ricorda, con tecnologie primitive. Thor Heyerdahl dimostrò di avere un gran fegato e di essere riuscito a fare questo tragitto, ma in realtà, insomma, non c'è nessun motivo di credere che possiamo essere arrivati così, perché le isole da cui lui è partito sono state colonizzate 1500 anni fa, e la Nuova Zelanda è l'ultima terra emersa importante, è stata colonizzata 1000 anni fa addirittura, quindi dal Pacifico non siamo arrivati. E allora vuol dire che si sono sbrigati tantissimo. Perché? Beh, insomma, questa era gente che sapeva sopravvivere sul ghiaccio, perché sono arrivati a piedi, ma era tutto quanto ghiacciato, quindi avevano delle tecniche di sussistenza probabilmente simili a quelle degli eschimesi attuali. E come gli eschimesi, sfruttavano più il mare della terra, e quindi è probabile che migrassero lungo le coste. Ora, all'epoca il livello del mare era più basso, adesso è più alto, e quindi una cosa che pensano in tanti è che tantissimi siti archeologici importanti siano sommersi, e quindi o un sommozzatore li trova per caso, il che in un paio di volte è anche successo, ma è molto difficile, oppure questi siti non li conosciamo, e quindi probabilmente i più antichi di tutti sono rimasti sott'acqua. Ma su perché sono andati sempre più a sud? Venivano da un posto freddissimo, a un certo punto si accorgono, anche se non sanno qual è il sud, che andando in quella direzione lì il clima è un po' meglio, e dicono vabbè, allora andiamo là, si sta meno freddi. E poi andando un po' più in là arrivano in regioni temperate. A qualcuno può piacere il clima temperato, altri vogliono avere proprio caldo e magari vanno ancora più giù. Quindi così si spiega come sono arrivati nell'America centrale. Ma poi da lì hanno proseguito arrivando in Patagonia, dove si sta male tanto quanto in Alaska. Quindi questa è la cosa un po' difficile da spiegare. Io non ho la spiegazione, ma ho parlato l'anno scorso con un mio collega che si chiama Dennis O'Rourke e che è un esperto di queste cose. E mi diceva Dennis che una possibile spiegazione è che se questi vivevano sulla costa, si spostavano lungo la costa, potevano sfruttare una forma semplificata di pesca in acque basse, prendere i molluschi, prendere i pesci che vanno lì così. Lì si crea però molto rapidamente un problema ecologico, perché queste risorse si esauriscono molto rapidamente. E a quel punto o si sviluppano le tecnologie per la pesca in alto mare, che però sono complicate, e che si sono sviluppate molto di recente, oppure cosa si fa? Si va da un'altra parte. E siccome venivano da qua, continueranno ad andare in là.
e ci sono alcuni studi localizzati di popolazioni che in questo modo nel giro di 100 anni percorrono tantissima strada. Quindi una possibilità è quella che questi qua si spostassero lungo la costa e che man mano che esaurivano le risorse cercavano di andare sempre più in giù. Naturalmente non lo sappiamo tutto, insomma, chissà quante cose sono successe. Adesso so che sono usciti un paio di lavori interessanti che dimostrano come, per esempio, queste popolazioni antiche che troviamo nel Sud America abbiano pochissimi rapporti con i sudamericani attuali. E questa è un po' la regola in tanti posti, insomma, adesso che riusciamo a studiare il DNA antico, il DNA in questi reperti fossili, la regola, con molte eccezioni, ma la regola è che si osservano vari strati di popolazione che si susseguono l'uno con l'altro, come se varie migrazioni tendessero a cancellare quello che c'era prima e a sovrapporsi. Salve. Allora, io volevo chiedere, visto che l'anno scorso c'è stato un esperimento che è andato con successo sulla clonazione di due scimmie, volevo chiedere se questa cosa era possibile anche effettuare sulla specie umana, visto che la scimmia è, diciamo, la specie animale più vicina a noi umani. Ma io credo che tecnicamente sia possibile, la questione è se è eticamente accettabile oppure no. E su questo bisogna discutere, bisogna ragionare. Io non sono un bioetico, però mi pare, anzi sono abbastanza convinto che la maggior parte di noi pensi che questo tipo di esperimenti sull'uomo non si possano fare. In parziale violazione di quello che sto dicendo, forse avrete visto che l'anno scorso c'è stato un ricercatore in Cina che sostiene di aver fatto un intervento su due gemelle che ha modificato il loro DNA, e questa era una cosa che fino ad ora non si era mai fatta. Cioè, si poteva intervenire sui geni di una singola persona per curare una malattia, è una tecnica dispendiosa che funziona poche volte, però lo si è provato. Ma in questo caso era stato modificato tutto il DNA di tutte le cellule di queste due bambine fino dall'embrione, e quindi si erano introdotte delle variazioni ereditabili, che era il punto su cui fino ad oggi ci si era fermati. Secondo me questa cosa ci manda due messaggi. Il primo è che quando un esperimento diventa tecnicamente possibile, prima o poi qualcuno lo fa. E il secondo, che però, insomma, questo personaggio che dice di aver fatto questo esperimento non ha pubblicato un articolo in una rivista, ha postato qualcosa su Twitter o su Facebook, non lo so neanch'io. Quindi pensiamoci, forse non l'ha fatto veramente, forse non c'è riuscito, non c'è nessun controllo scientifico serio su quello che ha combinato. Ma anche soltanto il fatto che uno possa spararla così e dire che l'ha fatto significa che tecnicamente non siamo molto lontani dal momento in cui sarà possibile. Quindi mi sa che prima o poi qualcuno lo fa. A che scopo però? Questo è un altro, cioè, perché si dovrebbero clonare degli esseri umani? L'unico scopo che viene in mente è di creare un serbatoio di organi da poter trapiantare. Cioè, però a questo punto, voglio dire, rendiamoci conto di cosa significa. Cioè, noi abbiamo degli esseri umani che servono come magazzino di pezzi di ricambio per gli altri. Insomma, io non sarei molto contento se questa cosa succedesse. Buonasera. La volevo ringraziare per il metodo, perché lei parla di cose antiche, però le attualizza. E la mia domanda è proprio, segue questo metodo, il cugino di Darwin. Io sono d'accordo con lei che Darwin è stato il genio di tutto questo percorso, che non è solo evolutivo, ma ci ha detto moltissimo sull'uomo. Galton, l'inventore dell'eugenetica. Allora, siccome noi siamo degli animali, che però rispetto agli altri animali siamo frutto di una coevoluzione, che è una coevoluzione che riguarda i geni, però anche riguarda la cultura. Ecco, allora, se lei quando cita le leggi del 38, nel Decalogo forse si ricorderà che loro dicevano sì, siamo asiatici, siamo mediterranei, ma la differenza anche rispetto ai tedeschi, praticamente alla razza ariana, è che noi siamo latini e quindi abbiamo un sangue antico. Se lei si legge l'Eneide capisce bene che se siamo latini siamo figli di profughi, che anche lì veniamo da lontano, no? Se non altro da Troia. Allora,
Che cos'è questo razzismo che forse perde le sue caratteristiche genetiche e invece acquista sempre più caratteristiche eugenetiche, soprattutto con l'ottica che esistono delle razze superiori, che non sono più genetiche ma culturali, e che c'è una degenerazione nell'incontro con l'altro. Si ricorda la famosa banana da dare alla ministra del famoso leghista? Allora, in che modo il razzismo non è più biologico e genetico, ma invece è culturale? Sì, no, è una domanda interessante a cui posso rispondere solo in piccola parte. Cioè, il razzismo prende dei canali molto diversi. Cioè, è vero che adesso c'è un razzismo che non ha neanche bisogno più del concetto di razza, no? Se ci pensate, dire tu questa cosa non la puoi fare perché sei negro, tu questa cosa non la puoi fare perché sei islamico, tu questa cosa non la puoi fare perché sei immigrato, sono tre affermazioni identiche. La prima è razzista, le altre due no. Quindi si può tranquillamente avere atteggiamenti discriminatori senza ricorrere al concetto di razza. Dall'altro lato, però, continuano a essere pubblicati, anche da parte di miei colleghi rispettabili, degli studi, e tra breve sarà tradotto in italiano, non so da chi, un libro scritto da questo David Reich, che è un mio collega di Harvard, che cercano ancora una volta, ancora e ancora, di resuscitare il concetto di razza umana. Quindi forse non è poi così vero che il razzismo ha preso quella strada, ne può prendere tante. Perché David Reich, che è uno dei miei colleghi più prestigiosi, insegna in un'università molto più prestigiosa della mia, scelga di dire queste cose, non lo so perché il libro non l'ho ancora letto. Però evidentemente c'è una tensione, specie negli Stati Uniti d'America, specie in posti in cui la scienza non è screditata come in Italia, per cercare di dare in qualche modo una base scientifica a vari tipi di ragionamento, più o meno discriminatorio. Quindi, insomma, ci sono vari canali che il razzismo ha preso. Forse l'elemento che li unifica tutti quanti è il fatto che sono tutte delle reazioni a situazioni di profondo stress. Io normalmente non mi chiedo chi sono, a che gruppo appartengo. Queste domande emergono quando mi sento discriminato, quando sento che il mio futuro è incerto, quando sento che qualcuno dei privilegi e io non ce l'ho. Se per esempio penso, ci sono le elite che hanno sfruttato tutto il benessere, mentre io che sono il popolo sono emarginato da queste cose qui, ecco che sorgono degli interrogativi sull'identità. Ecco, la mia sensazione è che un elemento che unifica i vari razzismi che si stanno presentando in vari posti sia questo senso di incertezza, di frustrazione, che genera mostri. Io ho una curiosità, io come dire, lavoro in tutt'altro campo del suo, quindi io dico una cosa solo semplicemente perché mi è capitato di leggere un saggio, credo abbastanza divulgativo, di Richard Dawkins, mi sembra di ricordare, che si chiama Il gene egoista, che dice una cosa molto particolare, no? Facendo la differenza fra il nostro organismo che invecchia, cioè noi nasciamo, siamo fatti tutti di DNA, di geni, no? Però alla fine il nostro organismo invecchia. Se non ho sbagliato a capire quello che lui dice il singolo gene non invecchia mai, cioè i nostri singoli geni sono quelli dei nostri antenati, che si sono semplicemente composti insieme creando il DNA, però non invecchiano mai. Quindi mentre il gene è sostanzialmente immortale, noi che siamo fatti di geni siamo invece mortalissimi. È vero? È una curiosità che... Vabbè, io la sintetizzerei, noi non siamo fatti di gene, noi siamo fatti principalmente di acqua, di proteine, di un po' di zuccheri, un po' di grassi, queste sono le naturalmente di materiale inorganico. Però tutto questo si organizza in quello che noi chiamiamo me stesso grazie all'azione dei geni, insomma non è un mescolone di tutte queste cose qua. Dawkins ha ragione nel senso che mediamente ognuno di noi ha metà dei geni ereditati dalla mamma e metà dal papà. In alcuni di questi geni sono avvenute delle mutazioni, quindi non è vero che il gene è rimasto identico attraverso le migliaia di anni, no? Un po' alla volta si accumulano queste differenze, però è vero, insomma, che i geni attraversano le generazioni, e in quel libro Dawkins in sostanza dice, guardate che si sbaglia a chiedersi che cosa fanno per noi i geni, la storia è diversa, noi siamo lo strumento di sopravvivenza dei nostri geni, questo è il messaggio che manda. Interessante come chiave di lettura, un po' superato anche forse per certi versi, perché Dawkins è poi l'esponente di un pensiero fortemente deterministico, in cui dato un certo gene non è possibile che una sola
soluzione. Oggi ci rendiamo conto forse che le cose sono più sfumate di come le vedeva lui. Però il messaggio è che noi siamo le macchine di sopravvivenza dei nostri geni e ancora, io lo condivido ancora, insomma, mi pare che sia giusto. Non è l'unica lettura della biologia che dobbiamo dare, ecco, perché poi Dawkins fa discendere da questo discorso molto molto semplificato delle conseguenze che io non mi sentirei di condividere in pieno. Mi viene da fare questa considerazione qua, questa storiella qua. Ok, a un certo punto si studia il DNA e nel corso della storia umana si scopre che gli esseri umani sono praticamente uguali e quindi il razzismo non ha più senso di esistere. Poi un giorno arrivano degli extraterrestri e mi viene da pensare a un certo film, mi è venuto per associazione il film che si intitola di fantascienza District 9, dove in pratica ci sono degli extraterrestri che vengono giù con delle astronavi, però sono un po' rozzi, hanno ugualmente gambe e braccia con delle teste bruttissime, si esprimono a versi, insomma sono extraterrestri, insomma, e vengono presi, messi in dei recinti e considerati di serie B. Nei loro confronti si esercita un razzismo. Probabilmente se si andasse a vedere il loro DNA sarebbe molto diverso da quello della razza umana. E quindi allora si riproporrebbe il problema del razzismo. Allora a quel punto, siccome questi effettivamente, pur essendo una civiltà abbastanza evoluta, perché arrivano giù con astronavi, perché in realtà hanno una tecnologia abbastanza evoluta, però sono molto diversi, allora diventano, non so, gli ebrei della situazione, diventano i negri della situazione, si riproporrebbe il problema del razzismo. E allora tutto questo discorso fatto adesso, che ha distrugge il razzismo intrinsecamente, lo ripropone da un altro punto di vista, lo ripropone ancora poi biologicamente. Non mi sono spiegato, allora. Io non credo che i discorsi che abbiamo fatto oggi distruggano il razzismo. Io credo che, alla luce delle cose che sto dicendo, il concetto di razza biologica, l'idea che la nostra specie possa essere descritta come un mosaico di gruppi ben distinti l'uno dall'altro, non funziona. Ma come dicevamo prima alla domanda del signore, in realtà il razzismo ha tantissime risorse. Razza e razzismo hanno in comune solo l'etimologia, perché quando parliamo di razza stiamo parlando di come meglio possiamo descrivere le nostre differenze. Il razzismo ha a che vedere con i nostri pregiudizi e con le nostre opzioni, le nostre scelte sociali, quindi sono delle cose diverse. Io penso che chi per i propri pregiudizi, per i propri atteggiamenti discriminatori, vuole appoggiarsi alla biologia, non abbia degli elementi forti per farlo. Ma sono convinto che questo non significa che il razzismo tramonta perché ci siamo detti le cose che ci siamo detti oggi. Tutt'altro, tutt'altro. Allora, in parole speech, la cosa che abbiamo detto fino adesso è che, mi corregga se sbaglio ovviamente, che una razza, per esempio animale, è diversa da un'altra razza animale, cioè si può parlare di razze quando questi due animali in questo caso non possono proliferare tra loro, non possono riprodursi, più o meno, no. Allora, okay, no. Il concetto classico di specie è che appunto appartengono a due specie diverse, organismi, okay, che non possono fare prole fertile, tipo cavallo e asino che fanno il muro, okay, che è sterile. Okay, okay. Ma se abbiamo seguito quello che dicevo prima, oggi ci sono cavallo e asino, prima c'era un antenato comune, quindi c'è stata una lunghissima fase in cui... No, fin qua ci sono, però la mia domanda era un'altra, questo che era un po' sintesi, vabbè, comunque, arrivo alla domanda, quello di cui parlavamo prima del scienziato cinese che in Cina ha modificato geneticamente le due bambine, secondo lei attraverso il metodo CRISPR è possibile creare effettivamente, far sì che il concetto di razza possa essere applicato anche sull'uomo o no? Non vedo come, forse è il caso di spiegare, no, è una domanda, voglio dire, tecnicamente molto qualificata, complimenti al tuo insegnante di scienze. Il metodo, e a te naturalmente, il metodo CRISPR, per chi non l'abbia ancora sentito, è una tecnica che permette
andando conoscendo il punto del DNA dove c'è un certo difetto che produce una certa malattia, di andare a correggere questo errore. Quindi è una tecnica estremamente promettente. Promettente significa che ancora non funziona, nel senso che il problema è che molto spesso il guaio che hai non dipende da una singola cellula, dipende da migliaia, da milioni di cellule in cui questo difetto va corretto. E quindi bisogna fare arrivare il cosiddetto vettore, poi di solito è un virus, che permette di applicare questa tecnica a tutte e solo alle cellule che hanno bisogno di questo intervento, perché poi se fai un intervento nel posto sbagliato chissà che cosa fai. Quindi questo è un metodo che in futuro può servire per riparare danni che la genetica ha prodotto, nel senso danni nei tuoi geni. Il limite che vedo è appunto che intanto tecnicamente è ancora molto complicato applicarlo, cioè sì, è facilissimo modificare il DNA di un batterio così, ma noi non siamo unicellulari, abbiamo tantissime cellule. E il secondo problema è che anche se disponessimo di una tecnica molto molto specializzata che permette di intervenire su tutte le cellule e solo sulle cellule giuste, tutte le malattie più importanti, lo dicevamo prima, dal diabete al cancro, le malattie neurodegenerative, circolatorie e così, non dipendono da un singolo gene, ma dipendono probabilmente da centinaia o migliaia di geni. Quindi andare a beccare tutte queste cose qua diventa molto molto complesso. Ma in ogni caso si tratta di interventi su 1, 10, 100 basi del DNA su 6 miliardi e mezzo. Quindi che si possano ricreare le razze in questo modo mi sembra altamente improbabile. Intanto grazie dell'intervento. Premetto, ha citato Kant, aggiungo un'altra citazione migliore, quando Kant ha spiegato a tutti cos'era l'illuminismo. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dalla minorità in cui l'uomo stesso si è cacciato. E dice, cos'è la minorità? È che l'uomo non ha il coraggio di decidere e di usare la propria testa senza essere guidato da qualcun altro. Premesso questo, cosa in cui io credo, mi aggancio a quello che lei ha detto all'inizio parlando del famoso manifesto e lo collego all'intervento di quel ragazzo perché forse io ho capito di cosa parlava. Qui abbiamo lo scienziato che ci sta parlando di criteri per stabilire un qualche cosa e quindi la domanda che io rivolgo a lei è nel 39... 38, sì. Se non, nel 38, mi scusi, lei stesso ha detto, se non ho capito male, quella era la comunità scientifica, cioè a quell'epoca lì, quelli erano gli scienziati. E la mia domanda è questa. Quindi, i criteri, lei pensa che li debbano stabilire gli scienziati? Perché io non sono d'accordo e lei stesso mi sta dimostrando che quelli del 38 non andavano bene. Lei è lo scienziato del 2019 e invito tutti noi a porci questa domanda. E la risposta l'aspetto da lei. I criteri, come diceva Kant, ce li facciamo noi e io vorrei assolutamente partecipare e usare lo scienziato fino a un certo punto. Ecco, cosa ne pensa lei? Non so se sono d'accordo. Non so se sono d'accordo. Perché se le si rompe la macchina, lei va da un meccanico abile o riunisce tutti quelli del suo condominio, si fa dare l'opinione del meccanico e poi mette i voti che cosa fare. Allora, qui stiamo parlando di cose ben più complicate di rimettere a posto il carburatore. E quindi qui io non credo affatto che uno valga uno. Certo che la scienza si sbaglia, ma la scienza si è sbagliata in tante occasioni. Ma la scienza ha un elemento di vantaggio rispetto ad altri sistemi di conoscenza, ha un modo per correggere i propri errori, non ha dogmi. E in una situazione che assomiglia abbastanza a quella ideale immaginata dai filosofi liberali, no? Stuart Mill, così, c'è effettivamente competizione. Non è una competizione a parità di risorse tra gli scienziati, c'è chi ha più soldi e chi ha meno soldi, però è così che si eliminano un po' alla volta gli errori. Quindi lei sottolinea il fatto che nel 38
Nel 38, beh, è il punto 1 su cui erano tutti d'accordo, e non erano d'accordo sugli altri 9. Sul punto 1, sull'esistenza delle razze umane, erano tutti quanti d'accordo. Era lo stadio di evoluzione delle conoscenze dell'epoca. Se siamo arrivati a mettere in discussione è proprio perché il meccanismo della scienza è un meccanismo sano. Io non credo che sottoporre a referendum questi passaggi avrebbe avuto un grande successo, insomma. Quindi credo che la scienza debba progredire dialogando con la società, perché poi le cose che fanno gli scienziati hanno delle conseguenze sociali. Quindi lei e tutti quanti abbiamo diritto di dire: no, io non voglio, per esempio, che si facciano degli esperimenti che introducono organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Faccio un esempio di una cosa su cui io non sono d'accordo, io sono per introdurli. Ma per dire, cioè, su queste cose qua si discute e si vede dove si sta andando, ma non nel merito delle teorie scientifiche, delle ipotesi scientifiche. Quelle cose lì devono discuterle le persone competenti, esattamente come quando progettiamo l'aereo che ci deve portare sperabilmente sani e saldi da un posto all'altro, sono gli ingegneri aeronautici che ne parlano e non i cittadini. Questa è la mia impressione. Io vorrei fare una domanda che si riallaccia un pochino alla slide che adesso è proiettata. E, se non sbaglio, Darwin, in una delle sue due opere principali che lei ha citato, ora non mi ricordo in quale, afferma che l'uomo è uguale a tutti gli altri animali. Cioè, di conseguenza, nell'uomo sono in atto tutti i processi evolutivi che sono in atto per le altre specie, per gli altri animali. Quindi la domanda, diciamo, è... in quale fascia rispetto al diagramma palesemente ad albero che viene mostrato si potrebbe collocare l'uomo, e soprattutto se diciamo, è uguale a tutti gli altri animali, se è vero l'assunto che prende Darwin, cioè se sono in atto appunto questi processi evolutivi, ok, oggi magari delle razze non esistono, ma questo vuol dire che nella specie umana non speceranno diciamo delle altre razze che quindi porteranno a specie completamente diverse, come per esempio avviene per tutti gli altri animali. Questa è una cosa che non ho ben capito. Sì, attenzione, lei ha usato tutti due volte... Sì, chiedo scusa per la terminologia perché non è il mio campo, quindi è un problema, sostanziale. Ecco, Darwin non avrebbe mai detto, credo, la frase l'uomo è come tutti gli altri animali, perché questo tipo di generalizzazioni non gli piacevano, lo infastidivano anche per dei buoni motivi. L'operazione che fa Darwin, quella che... alla ecosociale più forte, è un po' quella che fa Copernico in un altro ambito nel Cinquecento, no? Noi siamo arrivati fino ad allora credendo che la Terra fosse al centro dell'universo. Copernico ci dice: ragazzi, no, è un pianeta che ruota intorno al Sole come tanti altri. Darwin fa la stessa operazione, prende l'uomo che è al centro del creato, la corona della creazione, come dicono in inglese, e lo mette all'interno del contesto in cui si sono evolute tutte quante le altre specie. Lo stesso Darwin pubblica uno dei libri secondari di Darwin, è sulle espressioni del viso, lo studio delle espressioni del viso, a dimostrazione che Darwin capisce che c'è una componente culturale nella nostra diversità e nella nostra evoluzione, quindi, che molte specie animali chiaramente non hanno. È un po' il discorso di sempre: noi siamo degli animali, ma non siamo degli animali come tutti gli altri, perché da noi la cultura ha un peso molto molto più grande che in qualunque altra specie animale. Insomma, queste cose le sappiamo. Allora, in questo schema noi potremmo essere il leone, per esempio, mentre lo scimpanzé, il bonobo e il gorilla sono le altre tre specie. Deriviamo da un antenato comune che non conosciamo, però possiamo dire che deriviamo da questo antenato comune perché abbiamo tanto DNA in comune con queste creature qua. Possiamo addirittura datare approssimativamente il momento in cui ci siamo separati con un qualche modello, dagli scimpanzé 6 milioni e mezzo di anni fa, e quindi siamo all'interno di questa storia qua. Se in passato siano esistite delle razze umane è difficile dirlo, ma è una possibile lettura del fatto che adesso pare che ci siamo ibridati con Neanderthal e forse anche con Denisova, anzi con Denisova sì, con Neanderthal non sono tanto sicuro, potrebbe voler dire che appunto eravamo delle razze umane differenti. E d'altra parte, se guardi la mappa che ho fatto vedere prima, c'è anche questa caratteristica, che ciascun gruppo aveva caratteristiche morfologiche distinte e occupava un territorio diverso. Quindi se fossero razze o specie diverse, non lo so, però rientravano in questo tipo di categoria. Erano gruppi piccoli,
e l'evoluzione crea queste separazioni, queste differenze all'interno di gruppi piccoli. Se invece hai dei gruppi grandi, siamo a 7 miliardi e mezzo, e soprattutto dei gruppi in cui la gente si sposta, e non c'è bisogno di dire che ci stiamo spostando tanto, una nuova mutazione che arriva in un posto, dopo un poco va in altri posti diversi, e quindi questa separazione dei pool genetici non si riesce a realizzare. Quindi io sarei molto sorpreso se in futuro si sviluppassero delle razze umane, a meno che una qualche catastrofe di natura ambientale, o magari messa in moto dall'uomo, riducesse la nostra specie a quelle 10.000 individui all'interno dei quali allora tutti questi fenomeni poi si possono immaginare. Sì, il manifesto della razza è tutt'altro che una scelta autonoma della comunità scientifica del tempo. Il manifesto della razza è un caso patente di interferenza pesante della politica nell'ambito scientifico. Viene innanzitutto stabilito che esistono le razze e tutto quello che poi avvallano gli scienziati del tempo. Una parte degli scienziati del tempo, i firmatari della difesa della razza, ma non si tratta affatto della conseguenza di un discorso in ambito scientifico che fosse arrivato a quelle conclusioni. La premessa è di tipo politico, quindi è la politica che stabilisce che cosa gli scienziati debbono dire lì nella Russia di Stalin, a proposito appunto delle ricerche genetiche nella Russia di Stalin. Avviene questo, quindi insomma mi pare che il discorso che è stato fatto sia vada in una direzione del tutto opposta come le cose si sono effettivamente verificate. C'è una signora. L'ultima domanda che posso. Scusi. Sì, non è una domanda, è un'osservazione. Sentendo alcune delle cose che sono state dette, c'è un aspetto. Sembra che la differenza debba produrre discriminazione. È possibile che sia una nostra modalità, no? Chi è diverso, notiamo che è diverso, è un aspetto, no? E se ci pensiamo è un aspetto culturale, appunto, possiamo pensare a un aspetto culturale, no? I greci che distinguevano, no? Tra chi parlava greco e chi non lo parlava, no? Oppure ci distinguiamo dal colore della pelle o da altri aspetti. Però è una scelta di seguire questa, dare per scontato che la differenza sia collegata a una discriminazione, no? E c'è stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non a caso, la scelta di dire che non bisognava farlo, o quantomeno che non doveva essere fatto nelle leggi. È la Dichiarazione Universale, quella del 48, che è stata poi anche ad esempio nella nostra Costituzione. C'è l'indicazione che non si deve fare. Quella è una scelta politica, culturale, giuridica, perché è in testi giuridici. E infatti, tra l'altro, è importante questo, no? Il fatto che non sia un'autorità a discriminare. Anche se naturalmente è brutto, anche se lo facciamo, ad esempio, come singoli, che decidiamo di non andare in quel quartiere perché è abitato da stranieri o da persone di un altro colore, no? Però possiamo sceglierlo, finché uno potrebbe anche dire, finché lo fai per, no, a livello individuale, è una tua scelta individuale, e in effetti è vero che fa differenza che invece sia lo Stato, e infatti è il caso del manifesto della razza, lì era lo Stato che voleva introdurre una discriminazione. Ecco, diciamo così, a me sembra che la questione del razzismo direi poi alla fine molto più a che fare con questo genere di scelte che sono politiche, culturali, giuridiche, anche legate proprio al diritto, a come decidiamo di organizzarci come società, no? Piuttosto che
poi con l'aspetto biologico, anche se questa cosa di dire le razze sono fondate biologicamente evidentemente ha sempre attirato, perché sembra un fondamento forte, immagino, da parte di chi appunto vuole discriminare. Tra l'altro, a proposito di discriminazione, ma qui apriamo un'altra cosa, apriamo sì un altro universo, perché appunto la discriminazione non è solo sulle razze, ma anche ad esempio sul genere, perché le donne, sempre per motivi culturali, sono sempre state discriminate, ed è una discriminazione che tra l'altro non viene riconosciuta, o comunque viene sempre riconosciuta in modo molto parziale. E secondo me appunto ad esempio in Italia non ci rendiamo conto fino a che punto la nostra cultura normale è discriminatoria nei confronti delle donne. Non, è una cosa che le prime a non rendersene conto sono le donne. La domanda. Così. Sì, niente, ho finito, era solo, non era una domanda, l'ho detto, era un, diciamo così, un'osservazione. Se posso fare un commento, insomma, condivido in pieno il desiderio, insomma, di rivendicare la nostra capacità di scegliere rispetto a meccanismi biologici profondi che ci determinano. Forse non è tutto così semplice. C'è un esperimento di alcuni francesi qualche anno fa. Hanno messo davanti un certo numero di candidati, di volontari, a cui avevano messo degli elettrodi in testa per vedere come reagiva il cervello, a delle foto di gente come loro e della gente diversa da loro, insomma bianchi e neri. E quello che hanno colto, adesso bisogna vedere, io non sono un neuroscienziato, quindi non so dire quanto fondamento avesse questo studio, però mi era sembrato interessante, che c'è una reazione di allarme che scatta sempre quando si vede la foto di qualcuno che è diverso da noi. E questa reazione di allarme scatta da strati profondi, non volontari, del cervello. E poi scatta un meccanismo di repressione che proviene dalle regioni più razionali. E questo può voler dire una cosa che io sono disposto ad accettare, cioè nel mondo brutale in cui si sono evoluti i nostri antenati, riuscire a capire molto rapidamente se uno che ti viene incontro è un potenziale alleato o un potenziale avversario è cruciale. Se vai ad abbracciare tutti quanti, prima o poi qualcuno ti sbudella. E quindi questi meccanismi probabilmente si sono evoluti con noi molto a lungo. Questa nostra tendenza a classificare gli altri come noi o diversi da noi è forse il motivo per cui siamo diventati 7 miliardi anziché estinguerci come Neanderthal. Ma questi meccanismi appunto sono lì, ma ci sono anche dei meccanismi che possiamo attivare per impedire che questo nostro istinto porti a delle conseguenze drammatiche o catastrofiche. Quindi alla fine, insomma, io credo di essere pienamente d'accordo con lei quando lei dice la partita nelle nostre mani, possiamo decidere se muoverci secondo dei pregiudizi oppure no, e la responsabilità è nostra. Sono d'accordo con lei. Grazie, grazie mille, grazie a tutti.